Marianna Lacolla è un'atleta alcanese che da anni coltiva una grande passione per lo sport e dobbiamo dirlo per tante discipline sportive. La notizia già anticipata nell'estate scorsa, l'avete visto pubblicato sul giornale Sicilia nel mese di luglio, se ne sta parlando ultimamente con sempre maggiore frequenza, è che a fine ottobre prenderà parte ad una competizione mondiale per quanto riguarda il triathlon, giusto? Alle Hawaii, quindi dalla Sicilia all'Oceano Pacifico. Ci vuoi raccontare, Marianna, questa avventura? Come si riesce ad arrivare ad affrontare queste gare mondiali? Raccontaci un po' di te, dal tuo percorso. Diciamo che io ho iniziato sin da bimba, da piccolino, 4-5 anni, già fare attività fisica, nuotare, fare danza, poi più grandicella anche il basket, e poi solo per l'universitario, per questione di tempo, ho iniziato a correre, a fare un po' di bici, a nuotare. E lì ho incontrato un tecnico della nazionale che mi ha accolto nella sua società e ho cominciato a fare le prime garette così per passione, per divertimento. Senza dimenticare la tua gemella Vitalba. Sì, con certamente, la quale... con la quale abbiamo fatto attraversato lo stretto di Messina. E questa passione, poi questo divertimento si è trasformato in passione e poi molto assiduità di allenamenti, e da lì poi sono cominciate a nascere i primi risultati positivi sia a livello regionale sia a livello nazionale. Fino a quando quest'anno ho deciso di fare questa gara per qualificarmi per i mondiali. Fatto un po', devo dire, per gioco, perché non pensavo di ottenere un risultato del genere, perché era la prima volta che facevo questa competizione così di X-Terra. E ho partecipato e veramente ho dato tutto quella gara e il risultato è stato ottimo, perché mi sono qualificato, ho vinto e mi sono qualificato per questa gara di Maui, che sarà la prossima settimana, cioè il 27 ottobre. È una tre discipline, quindi nuoto, corsa e bici. Nell'ordine sono 1500 a nuoto, sono 40 di mountain bike e poi saranno 11 di corsa nelle montagne di Maui. Anche la bici sarà molto impegnativa, perché abbiamo quasi 1800 di dislivello, quindi dovremo scalare quasi tutta la montagna di Maui, una sorta di Etna siciliano, diciamo. Tu hai mai visitato quei posti? Sinceramente no, per me questa è una novità, pur affrontare un viaggio così lungo, perché saranno 22 ore di viaggio, 12 ore di fuso orario, un altro mondo, perché è l'altro emisfero, quindi spero, so che mi hanno raccontato che è una bellissima isola, gente meravigliosa, e poi la cornice, la location e la gara saranno organizzate in maniera impeccabile. Tra l'altro è un campionato mondiale, quindi saremo 46 nazioni, tutti gli atleti scelti nelle varie competizioni di ogni nazione, quindi ne sceglievano 2-3 in base al tempo, al risultato finale. Io gareggerò con 150 donne in unica batteria proveniente da tutte le parti del mondo, quindi io sono siciliana, solo io siciliana, e ci sarà un'altra ragazza del Molise e poi ci saranno altri 3 ragazzi italiani maschi. E poi il resto del mondo, oltre a me. Complimenti. E chi sono i tuoi istruttori? Devo dire che il mio allenatore di triathlon è Giuseppe Strano, palermitano, che ora ha una piscina al Lico di Obea e lì allena. E poi c'è Alessandro Mansueto, che mi cura la parte di bici, e quindi sia a livello di mountain bike che bici su strada. E poi i miei istruttori di palestra, che sono Sebastiano Mancuso e Roberto Bresciani, e anche del resto poi altri tipi di allenatori, oltre a questi diciamo non ne ho, però già bastano. Tu sei tesserata a seconda delle discipline? Sì, io purtroppo ho 4 tesserini per le discipline che faccio, quindi sono tesserata per il Now Team Triathlon Palermo, per il triathlon, la polisportiva Nadir per il nuoto, la Now Team Triathlon e Running per la corsa, e poi ciclismo, sono tesserata
ST Madden Sport and Nutrition. Allora, nell'ultimo anno ci sono stati dei risultati importanti, se ci vuoi raccontare. Sì, devo dire che quest'anno è stato un anno veramente colmo di risultati positivi. Già sin dall'inizio dell'anno ho vinto le prime gare a circuito di bici, ho vinto campionati regionali di nuoto, 800 stile, 100 delfino, poi mi sono vinto il campionato quest'anno di bici da, su strada a gran fondo, che erano 9 tappe, le ho vinte tutte e 9. Poi ho vinto il campionato di mountain bike, vincendo pure qualche gara di questa di mountain bike. E poi ho vinto questa qui, Big Star, che era degli albanesi, che è la gara di qualifica. Ho ottenuto il campionato regionale di triathlon sprint ad Agrigento. Poi ho fatto l'Olimpico a Mazara, sono arrivato terza. E poi tante altre gare, le ultime recentissime sono la cronoscalata di Piano Battaglia che ho fatto, Sentiero dei Daini in mountain bike, e la cronoscalata di Monte Pellegrino che l'ho vinta pure, facendo un buon risultato come tempo. E poi l'ultima gara, quella di mountain bike, fatta a Castelvetrano, che era pure titolo regionale. Per dire che non mi aspettavo quest'anno di avere tutti questi risultati, perché ripeto sempre che io non sono più una ragazzina, quindi trovare il tempo per allenarsi, il lavoro, la famiglia, e ci vuole tanto impegno, determinazione, e bisogna non mollare mai. C'è una grande forza di volontà, oltre che una predisposizione fisica. Sì, quello sì, oltre una predisposizione fisica, perché ripeto che lo sport lo possono fare tutti, però a certi livelli non è per tutti, perché richiede tanto impegno sia mentale che fisico, perché anche la mente deve essere forte per affrontare una gara lunga, con tante avversità, perché se sei in bici puoi bucare, ti può venire un crampo, devi fermare, e quindi bisogna saper affrontare tutte queste avversità. Quindi ogni gara sembra sulla carta facile, affrontarla, dice sì, ok, hai vinto, sei stata brava, però fondamentalmente dietro quella gara ci sono tante intemperie, dal clima al percorso, a tutte le cose che ti possono capitare. Quindi tu quando arrivi, oltre a essere contenta di aver vinto, sei anche contenta perché sei arrivata all'arrivo senza nessun problema, ecco. Parliamo brevemente, per concludere, dello sport ad Alcamo. Sì. Alcune discipline sportive, alcune società vivono un momento difficile, altre sono in fase di rilancio, altre stanno in qualche modo trovando degli importanti spazi anche nel palcoscenico nazionale. E bisogna dire che forse si potrebbe fare di più per incentivare lo sport ad Alcamo e organizzare qualcosa di bello, di coinvolgente, per valorizzare questo territorio. Diciamo che forse il nostro paese è uno dei pochi nella Sicilia ad avere tante strutture sportive che si possono prestare a qualsiasi tipo di sport, dalla piscina alla pallanuoto, alla pallamano, al calcetto, al basket, alla danza, però si fa poco. Cioè abbiamo le strutture e si potrebbero organizzare, anzi direi che le società sportive di qualsiasi ente, di qualsiasi tipo di sport, potrebbero organizzare degli eventi domenicali per coinvolgere e far sì che i ragazzi si avvicinino allo sport, perché purtroppo lo sport non ti viene a cercare a casa, lo sport ci deve essere qualcuno che ti coinvolge come gioco e poi te lo fa crescere come passione, e poi quella passione poi sei tu che te la coltivi. Però se non c'è qualcuno che ti indirizza come gioco, un bambino piccolo non si può interessare mai a una bici, al nuoto, se tu non glielo fai conoscere giocando e facendolo divertire, perché sennò se ci vai tu e ti porti il figlio allo stadio, il bambino si annoia. Quindi bisogna trovare
fare sì che queste società, che ce ne sono tantissime d'altro, di tutti gli sport, e che hanno tanti ragazzi, cominciano un po' a organizzare qualcosa di grazioso, aperto a tutti, in modo tale che anche il genitore viene e porta il bambino con la bici e si fa la passeggiata pure lui, lo coinvolge, e c'è una sorta di coinvolgimento generale. Quello poi diventa un divertimento sia per il grande che per il piccolo. E le istituzioni pubbliche potrebbero potrebbero fare la loro parte cercando di aiutare anche queste società. Allora, noi facciamo un bocca al lupo a Marianna La Colla, naturalmente ci aggiorneremo al tuo ritorno dal Pacifico, così racconterai comunque vada. E solo un ringraziamento a tutte le persone di Alcamo che in questi giorni si sono avvicinati a me, anche non conoscendomi, solo per abbracciarmi, darmi un bocca al lupo per tutto. Devo solo ringraziarvi perché non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei riguardi. Un saluto, Marianna La Colla, e a presto, tantissimi auguri.